Meglio sulle navi quarantena che ammassati nei centri senza sicurezza sanitaria. Lo ha appurato il presidente del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, Mauro Palma, che insieme al capo dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione, Michele Di Bari, ha visitato la nave Rhapsody, una delle cinque messe in campo dal Ministero dell'Interno. Sulla Rhapsody sono attualmente in quarantena 868 migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, 54 positivi, tutti asintomatici, sistemati in un'area Covid separata da quella in cui gli altri 814 sono ospitati in quarantena preventiva. Una condizione dignitosa supportata dalla professionalità degli operatori della Croce Rossa, ha scritto il garante, che mancava del tutto all'interno dell'hotspot sull'isola delle Pelagie, dove tuttora continuano gli sbarchi autonomi, ma dove si cerca di non superare il numero massimo delle 200 unità consentite, trasferendo prima possibile gli ultimi arrivati. Poco distante dalla Rhapsody, l'Allegra, la seconda nave hotspot davanti al porto siciliano, a bordo della quale sono stati trasferiti tutti i migranti della nave ONG spagnola Open Arms, che in questi giorni è rimasta in rada in attesa di sbarco. Un centinaio si erano lanciati in mare e portati a terra dalle motovedette della nostra guardia costiera. Altre navi sono in rada in altri porti siciliani, circa 2.000 le persone a bordo che dopo la quarantena dovranno essere sistemate in centri sulla terraferma in attesa che la proposta di riforma sui flussi migratori, che sarà presentata mercoledì dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, concretizzi tra l'altro la modifica del Trattato di Dublino con la redistribuzione equa in altri stati dell'Unione dei migranti sbarcati nei paesi che affacciano sul Mediterraneo.